Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video della nostra carriera dedicata al buon Carletto per andare avanti e speriamo anche raggiungere un livello un po' più alto rispetto a quello toccato fino ad oggi. Allora, la situazione è questa. Abbiamo questi due nuovi che sono molto promettenti e ci sono tanti giocatori che cercano spazio. Allora, io ho letto parecchi dei vostri commenti sul discorso dei regen e appunto, come vi dicevo, vorrei evitare di prenderne altri. Qualora la situazione dovesse rendersi veramente drammatica, magari prenderemo una punta, però per adesso vorrei dare visibilità, spazio e opportunità alla coppia d'oro Pazzo Maxi Lopez, per cui crediamo in loro già adesso con la partita con la Lazio, che sarà abbastanza dura e drammatica, credo. Non è proprio il momento migliore per incontrare la Lazio, ma comunque confido che le cose possano andare bene. Oggi ho messo Gobbi a sinistra, in maniera tale che vada bene. Shabalala, lo so, ma avete detto tutti quanti, non è un terzino, non lo mette lì perché... Però voglio, un'ultima volta voglio credere in lui. Se le cose non dovessero andare bene, chiaramente metteremo un terzino di ruolo e lui andrà a fare il sostituto di Barros de Almeida. Per il resto, che dirvi? Murakami è salito a 70 a telecamere spente, tanto che facevo gli allenamenti di base semplicemente per risparmiarveli. Per il resto, niente, confermati tutti. Minale, Ronaldinho al centro. Oh, speriamo di portarla via. Allora, è il momento della verità, ragazzi. Io non so chi sia quel tizio che hanno inquadrato della Lazio, visto che le facce qui sono sempre molto somiglianti. Allora, ragazzi miei, non si può fallire oggi, perché sennò veramente tutti i grandi sogni di successo pure quest'anno vanno a farsi benedire. Niente, l'arbitro ci si oppone. Bravo, bravo, bravissimo. Dopo due minuti, oh, si rovina subito la partita, ma c'era poco da fare. Dopo che l'arbitro fa ostruzione sul centrocampista, a mali estremi, estremi rimedi. Mamma mia, l'ho vista dentro. Mamma mia, l'ho vista dentro. Allora, caro il mio Murakami, oggi è la tua ultima chance. Io voglio credere in te, così come ho creduto nel buon Guido Guerrieri ai tempi di Trapani. Vabbè, allora niente. E allora niente, se poi si inventano pure sti gol, io non so più che cosa fa. Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Una cosa allucinante. Palla che è carambolata sul palo prima di... Che gol ha fatto? Con palla in buca d'aria. De prima, ma perché non ci vengono? Palo, gol con Murakami battuto, vabbè. Pure se la piava bene, tanto. Allora, si ricomincia subito dalla posizione in cui siamo più abituati, sì. Ovvero l'1-0 di svantaggio. Vediamo se riusciamo a ripiarla subito. Pazzo, tu me devi... No! Ma... ci ha avuto sul piede l'1-1. Sul piede, sulla capoccia l'1-1. Gomez. Bravo. Bravo, pazzo. Bravo, pazzo. Bravo, pazzo. Bravo, pazzo. Bello. Bello. Perché non fai così, a pazzo? Non c'era l'esultanza quella fatta bene. Cos'è sta cosa che indica? Chi indichi? Bello, pazzo. Entra bene in area, primo gol col Crotone. Lo sapevo che il pazzo ci dava tante soddisfazioni. Lo sapevo che il pazzo ci avrebbe dato tante soddisfazioni. Vai, Giampaolo. Giampaolo. L'hai visto? L'hai visto? È tuo? L'hai visto? L'hai visto? No, papu mio, però santo cielo, era l'azione tipo più bella di sempre. Un passaggio filtrante che manco Ronaldinho ai tempi belli. Un no look di quelli seri. Bravissimi. Bravissimi. L'hai visto? Ma è buonissima. Non puoi, non puoi, non puoi sbagliare sta roba. Ma chi cazzo non la c'è in porta? No, vabbè, ha parato con retrochiappa, raga. Cioè, con retrochiappa, Beriscia. Non ci posso credere. Caccia all'uomo qui. Bravo, bravissimo. Il passaggio imperioso. Che personalità, sto ragazzo. Però, papu. Bravo. Bravissimo.
Oh, niente, io c'ho questa cosa che non riesco, questa inflessione sul... Allora, direi che potremmo fare un piccolo cambio per Gomez, che come al solito non convince, e buttiamo dentro Morimoto. No, voglio provare Pandev. Pandev, scusate, ma Barros, no? Barros ha delle statistiche meravigliose. Guardate che roba. Volevo vedere Barros che dunque è destro, piede debole 1. Potremmo trattarlo un po' come un piccolo Robben che rientra e tira. Tiro da fuori, come stiamo messi? Potenza tiro 86. Tiri al volo. Tiri di distanza 82. Sì, ci potrebbe sta. Pandev a destra, Pazzini a posto, Ibra va bene, Milano Ronaldinho. Ma io direi di dare un po' di dinamismo, come sempre accade con Thiago Motta al posto di Ronaldinho. Milano sta facendo una signora partita, per cui chi te tocca. Semmai giusto montare a metà secondo tempo e facciamo entrare pure Maxi Lopez al posto di Pazzo al 60esimo, magari. Vediamo un po' come procede. Gobbi, sei tutti noi. Bravissimo. Bravissimo Barros. Però... Andiamo di contropiede se ce lo fanno fare, sì. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. E porca miseria, De Vrij è tanta roba. C'è poco da fa. Mamma mia, oh. Cosa ha fatto, oh. Andiamo in contropiede, andiamo a fa. Dai, 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 dai. Barros, Barros, Barros da solo. No, Barros, si è pure fatto male, ma non ci posso credere. No, stava a far finta. Barros pagliaccio. Non ci posso credere, mamma mia. Eh no, al 90esimo, poi da Keita no. Vabbè, ennesimo inutile pareggio, però giochiamo sempre bene. Cioè, ultimamente stiamo giocando bene, il problema è che non si riesce a concretizzare praticamente niente di quello che buttiamo avanti. La triste realtà è quella. Però a livello di gioco i passi avanti ci sono e sono anche abbastanza visibili. Per cui a questo punto vediamo un po'. Allora, il Messico ci vuole? No. Andrie. Oh, i giocatori nuovi. Hiroya Kita, il famoso Hiroya Kita. No. Ciao Hiroya Kita. Masayoshi Natsume, pure questa hai rotto le palle. Ciao. Yusuke Ishida. No. Ah, questo mi ha fatto soffocare mentre lo nominavo, per cui direi che va bene così. Yusuke Nagahama. No, bello scandalo per lui. Kazuhiro Mishima. Questo è della famiglia dei Tekken? No, direi che non appartieni. Ikizo Matsumoto, 64 di potenziale. Oh, questo... Per far panettiere è una bomba. Hisashi Ishida. No, direi pure lui che non va bene. E Ryu Imada. 1.000.000. Ma un altro portiere. Basta con sta. La mirabolante tradizione dei portieri orientali. Sta buffolata dovrà finire prima o poi. Sebbene. Ma sì, piamolo questo che è forte. Poi. Vlaovic, Yeh Jun-sin, il coreano dei miracoli, un altro portiere. No, vabbè, raga. Sta diventare ridicola sta cosa, ve lo dico. Kiwak. Vabbè, questo lo continuiamo a controllare. Han Young-moon. No. Il Song-ryu, il famoso Il Song-ryu che ci sta tormentando da mesi. Seo Jung-bang, pure questo è l'ennesimo grande portiere coreano. Oh, fosse per Electronic Arts l'Europa sarebbe piena dei portieri coreani, a Real Madrid, al Barcellona, tutti coreani. Questo Song Surim. Song Surim. Il Yung Ko. Il Yang Ko. Come cazzo non si pronuncia? Vabbè. Ti continueremo a verificare. Poi, Lombardi, che dice il buon Lombardi? Hongyu Song, tutti Song, so. No. Yao Feng. Yao Feng dicono che è un fenomeno, ma... Due, vabbè. Kang Dong. Kang Dong, no. Wow. Huan Pan. Huan Pan, no. Xilu. Xilu,
fa il portiere, fa il mediano, fa l'esterno. Vabbè, Piamo Xilu. Kang Dong, Yang Bai. No, Yang Bai no. Dong Xiong. Dong Xiong non mi pare tutto sto granché. E Du Wang Su, che non è una domanda, ma potrebbe diventarlo, no. Ok, basta così, direi che so abbastanza. Yojin Park, vuol il contratto nuovo. Keisuke Honda, non t'ho letto Keisuke. Che devo fa? Vabbè, che tanto pure se avessi letto non sarebbe cambiato niente, per cui... Che cosa... che è successo? Karamoko, Murakami, Murakami... Chi manca? Chi ha problemi? Wang. Raison Wang. Ma chi cazzo era? Barros de Almeida, vabbè, con Ardigno. Lu. C'abbiamo una primavera che pare una presa in giro. Vabbè. Poi Kim, portieri, Okinawa, Okanaya. E Imada, che vale già un milioncino, ma non si sa bene per quale motivo. Vabbè, proviamo a allenarlo. Io sto aspettando che esca fuori uno buono al posto di Murakami. Karamoko, vabbè. Facciamo che va bene così, Poi. Wow. Che sessione di allenamento proficua. Proprio, Che cosa volete da me? Non ce vado a allenar Messi. Non dite che continuate a proporre. Yongjing Park. Le mie richieste per ingaggio non sono state. Ma che cosa sta dicendo Yongjing Park? Aua Park, ma ce manchi solo te, va bene. Niente contratto per Park. Se rompe le palle lo mandiamo via. Tanto c'è sta Okanaya lì in panchina, in tribuna, in primavera. Non so dove sta, da qualche parte starà. Allora, partita col Carpi, che è diciottesimo in classifica, per cui forse sarebbe il caso di fargli 5 gol. Allora, io, visto che la squadra gira, direi che potrebbe andare bene così. L'unica cosa che vorrei fare è mettere un po' il buon Francesco da una parte e Honda che chiedeva asilo. Lo mettiamo al posto di Gomez, provando a invertire i due esterni e vediamo che succede. Vabbè, Ibra intoccabile, il pazzo confermato dopo il gol. Diamo un turno a Muntari. Oh, e Gimeno, vabbè, facciamo giocare un po' l'avvocato oggi. Avvocato, poi sulla destra non mi fate più vedere Nakatomo, manco del striscio che mi metta a urlà. E al posto di Gobbi direi che potrebbe giocare il buon Paolino, che è tanto che non mi gioca Paolino. Poi, certo che però col Carpi potremmo far giocare pure Belli Capelli oggi, ma sì. Allora, Belli Capelli al posto, porca miseria, al posto di Totti trequartista, Pazzini. È un attacco inedito, devo dire. Però insomma, raga, almeno col Carpi mi auguro e mi aspetto che si riesca a fare una cosa un po' più così, un po' più rilassante. Tre golletti e tutti a casa felici? Che dite? Ce la facciamo una volta? Sarebbe male. Allora, ragazzi, oggi mi auguro, su, cerchiamo di fare una figura decente. Una volta nella vita non sarebbe male, Palla persa. Bravo, avvocato, lei non tradisce mai. È buona. Mamma mia, che apertura terribile. No, Paolino. Niente, Paolino se la fa addosso nel momento clou. Non voleva avere sulla coscienza un gol a un'altra squadra. Paolino è molto buono, sapete. Buon Paolino si sente male quando vince, perché vorrebbe perderle tutte per fare contenti gli avversari. Vai, Francè. Bello. Keisuke. Ma l'ho vista dentro. Ma che porca miseria, ma manco da un metro. Dovevano fare meglio. Dai, ma questo l'ha fatta apposta. Boicottaggio de Honda, che l'ultima volta voleva giocare. Non l'abbiamo fatto giocare, si vendica.
Cioè, l'ha tipo scagliata fuori in segno di rabbia, sembra. Niente, vabbè, io non ci posso credere. Vabbè, oh, Murakami mi hai veramente scassato il ca. Vi annuncio ufficialmente che. Va, guarda, Startro. Vi annuncio ufficialmente che mo a fine partita sale in prima squadra. Il canaglia lì invece di Murakami. Perché basta. Basta. È ufficiale. Me lo sono scassato. Quindi non si può fare. Palla verso il compagno. Belli capelli. Che La rimette subito in piedi. Mamma mia, Palla che molto cuore bene sto sul passaggio. giocatore. Brava Che struttura cuore di sto Murakami a giocatore. non abbattersi e a E che cercare slippa, di devo evitare il dire. gol subito pochi istanti Che prima. Una slippa. partita molto equilibrata. Vediamo adesso cosa Porca succede sul miseria. pareggio. Grande belli capelli. Gli ha fatto Hanno bene il turno di pareggiato per riposo. 1-1. Anzi, i turni di riposo. Sui avversari. No, no. Paolino. Ottimo il controllo. Paolino. Non mi perde l'uomo, Paolo. Fallo Guarda, no, basta, basta, non ce la faccio più. Lo devo dell'avversario. cacciare via. Lo devo cacciare via. Lo Rimessa devo nell'angolino. cacciare via. Via, via, non te voglio più vedere. Murakami, non te voglio più vedere. Basta. Basta, 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 basta. Non c'ho manco portieri, porca miseria. Mi tocca tenermelo fino a fine Il partita. portiere non Sto poteva riuscirlo neanche pippone. arrivare. Mamma Un colpo mia. di No, giustezza no, niente. A preciso fine partita della arriva il decisione. canaglia. Okinawa ha detto O canaglia. Riprende la Vabbè, non. decisione. Poi capiremo come si chiama quando mi sono calmato, eh. Totti! La No! No, delusione era del mondo. Non credo che bellissimo! Io potessero non ancora posso perdere segnare. col Hanno sbagliato nel Carpi. sbagliare Santo quella palla lì, cielo! secondo me. Per colpa di uno a cui hanno messo i guanti e gli hanno detto vai a farci Incredibile. qualcosa. E lui non Palla nel sapendo che magliette fare, ha inglese. detto ci vado a far portiere. Stato Perché è fermato così, secondo me, all'ingresso. la storia, eh. A voglia di. A leggenda! Questo c'ha il potenziale, sì! Io non ci voglio credere alla partita che stiamo a perdere. Partita dominata e la stiamo perdendo 2 a 1. Allora. Allora, che faccio? Che faccio? Minala al posto di Muntari che mi è stanco. Totti sta giocando bene perché lo lascerei. Onda è un altro che sta bene in dosta. Però mettiamo Kluivert oggi. E davanti. Va bene così per adesso. Io metterei giusto Morimoto. Chi è più veloce, Pazzo o Morimoto? Allora, Pazzo c'ha 62, Morimoto 67. Takayuki, è il tuo momento. Questo video sarà la rinascita di Senza Takayuki. sostituzioni, Forza. dunque cambio Crediamo in triplice te. clamoroso. No, attacco totale, ultra offensiva. Forza. Vai, Sciabba. Fatta Manca la tutta, destro alla Sciabba. barriera. Fatta la tutta. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Che cos'era Sciabba? Si lancia da solo Giustizia divina Sciabba. in contrasto. Bravissimo. Ottimo pallone filtrato. Bravo. Ah, l'idea era Ma non buona. Non mette il era pallone minimamente in mia rete. intenzione farlo. Bravissimo. Fatte vedere. Niente. C'hanno Cerca la tutti paura porta. d'anno a mezzo. Tiro Mortacci respinto. vostra. Sciabba. Mancio. Bravo. Guadagna metri. È buona. Grampa. Occhio al tiro. Dai, dai che la Conclusione. riprendiamo. Gol Primo gol di dell'Ottavo di Barros. parità. Che si castra per esultare. E ce lo fa Palla anche allargata vedere ancora poi. con grande Dai, precisione. su. Con un... I padroni di casa Vai, sono dentro Taka. il Vai, campo. Taka. Sì. Vediamo cosa decide il Tarantolato, portiere della Taka. sostituzione. Insegue il pallone come se fosse un cane, Taka. Alla faccia dei coleotteri. Va di testa. Murakami Murakami ha fatto riesce una a parata. E che è ripartire dalla difesa. successo? L'attaccante colpisce la porta Barros. sicura. Pronto Giustino. il riflesso di un Giustino. estremo difensore. Giustino, ti Morbido. prego. Giustino fino in fondo, ti prego. Prudente Giustino, nel posizionamento. Giustino, Giustino. Tiella, Giustino. Tiella, Giustino. Metri per Crossa crossare. Giustino. Buon intervento Porca. difensivo. Ma che cazzarola è, Takayuki? Ma che cos'è? Bravo, E il Taka. pallone se ne va via. Ma l'hai presa? Ma Palla Tiella, ancora alla no. squadra di Kratos. Nessun problema. Ah, Passaggio perfetto. no, eh. Bravissimo, Taglio bellissimo, Sciabalalla. preciso. Lollo. Ah, beh, no, Pallone perché giusto per mo il segnare. gol al 90esimo da Lollo Lollo. recupera la Proprio no, palla. eh. Lo faccio Riperculcione. volare con tutta la Colpisce di console il finale. gioco. Arriva Vabbè, l'intervento. ennesimo inutile pareggio. Se continua andando avanti con questa pareggiata acutissima, continuiamo a giocare bene, ma non basta mai. Che tocca fa? L'unica cosa che si può fare è pregare che le cose cambino presto. Ma il gioco c'è, i giocatori ci stanno. Manca il portiere, per cui adesso, appunto, si stava dicendo.
Oganaia, detto Ercanaglia, adesso sale dalla primavera. Per cui, dove stanno? No, che è successo qua? Sta seguendo giocatori e vai a seguirli. Allora, Vivaio. Vivaio. Allora, il nostro miglior portiere adesso è Oganaia. Poi abbiamo Imada. Anche lui non potrebbe non essere male. Allora, Imada è un 65 attuale con 17 anni. Mentre Ercanaia è un 60 attuale con potenziale... No, ah, io faccio salire Imada, scusate. Offri contratto. Caro il mio Imada. Futuro componente di una squadra, 2 anni di contratto. Bene. Sperando che ci salvi lui, perché la vedo molto grigia, se no, molto grigia. Allora, memory di ciò, qua Murakami continua a crescere secondo il gioco, peccato che... Allora, che poi hanno la stessa età. No, un anno di differenza, vabbè. Vai, vai, allenati. Facciamo allenare pure Murakami nel caso in cui non si riesca a far firmare Imada in tempi brevi. Ok, Imada sta migliorando. Bene così. Allora, si prospetta un bel campionatino comunque anche quest'anno, eh? Per come si è messa. Oh, Imada ha firmato. Bel lavoro, vabbè. La dirigenza è contenta per il lavoro che stiamo facendo sui giovani. Adesso, a questo punto, io direi di provare il buon Imada con coppia titolare. Io lo so qual è il problema, manca Terlizzi. Ecco perché la squadra non carbura più. Terlizzi torna al suo posto. Poi Ibra torna pure lui al suo posto. Onda non me lo fate più vedere per cortesia. Giustino da una parte, Barros dall'altra. E proviamo a fare una cosa che non facciamo mai. Mettiamo cosa? Mettiamo Gomez a fare il trequartista. Voglio provare e vedere come va. Poi ci portiamo Jimenez perlomeno in panzi. Facciamo coppia inedita Jimenez-Terlizzi. Vediamo come se la cavano loro due. Per il resto, ecco qua, giusto Visconti, perché insomma credo che possa dipendere anche da lui. E andiamo, sperando che Imada ci dia più sicurezza di quante ce ne ha date fino ad oggi Murakami. Confido in lui. Speriamo bene, anche perché sennò siamo ufficialmente spacciati. E vorrei evitare di esserlo tipo alla quarta di campionato, visto che ancora tutto si può fare, volendo. Allora, la Samp è ultima in classifica. Che dobbiamo fare? Vogliamo perdere pure con la Samp? Sampdoria che prova a farsi minacciosa. Prova a far partire. Niente, pure Imada, vabbè. È così, su. È così. Quest'anno quei portieri è così. Ci abbiamo i birilli in porta. Io, vabbè, sono un cretino io che metto giocatori che non c'hanno manco 70. Però che devo fare? Se ci stanno quelli. Porca miseria, potevamo rimetterla subito in piedi. Comunque è impressionante che non si vince mai, eh. Cioè quest'anno sta carriera col Crotone è stata uno strazio dal giorno 1. Cioè col Trapani le belle soddisfazioni ce le siamo levate. Col Crotone non c'è verso. No! Bravo Imada! Bravo Imada! Finalmente uno che para una palla. E che è successo? Allora, secondo tempo. Tocca rimetterla in piedi. Frase che dico ormai più di buongiorno e buonasera, ma allora 4-2-4. Pure qua ricominciamo da capo quelle cose senza senso. 4-2-4. Ibrahimovic, Barros. Proviamo a mettere Gomez in attacco secco. Poi Muntari non mi sembra che sia proprio in grande condizione. Mettiamo Minala. Gran centrocampo, devo dire. Va bene. Entra Minala e lì mi fermo. Minala e sto. Niente. Attenzione!
Ah, santo cielo. Ci stanno massacrando oggi. La Samp, da che è ultima in classifica, con un gol segnato. È buona. È buona. È buona. No, vabbè, ma pure la sfiga, però. E andiamo, porca. Dai. Mamma mia, Visconti mio. Ma te che cazzo. Vabbè. Una partita così. Una partita dopo due buone prestazioni l'abbiamo fatta una pessima. L'unica nota positiva è che Imada sembra un portiere degno di questo nome, perché tra le tante cose che probabilmente non avrete visto, c'era una marea di sue paratine, paratelle, insomma. Non si è comportato male, devo dire, nel complesso, al di là dei gol, ma non è che fosse granché colpa sua. Devo dire che mi ritengo abbastanza soddisfatto, per cui io lo allenerei. Allora, tanto vediamo un attimino che se può fare. Io direi che adesso è inutile allenare ulteriormente quelli tipo Karamoko e compagnia cantante. Puntiamo più che altro su quelli che già abbiamo per migliorarli un pochino. Per cui Kluivert, Imada due volte, Murakami secondo portiere, Olo continuiamo a migliorare. Ormai è diventato un pilastro di sta squadra, sperando che basti. E ragazzi, io direi a questo punto ci possiamo salutare qua per oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete consigli più che altro sul da farsi. Io sto cominciando veramente ad accarezzare l'idea di prendere una punta da quelle svincolate, perché la situazione qua sembra abbastanza drammatica. E adesso che abbiamo l'Inter, diciamo che sarà un attimino il momento della verità. Per cui niente ragazzi, io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.